lavorando in più. Vado sopra. Sapeva dare leggerezza ad ogni momento dello spettacolo. Era sempre attento allo spettatore senza tralasciare di far sentire a proprio agio quelli che erano con lui sul palco. Un artista poliedrico ed eclettico che ha saputo condurre l'unico concerto dei Beatles in Italia. E vediamo una splendida foto. Una foto che fa venire. Ricordo di che cosa lui amava, perché una persona si conosce anche attraverso ciò che ama. La musica di Gilbert Bécaud, che suonavano quando conobbe la nostra mamma. Lo champagne nei flutti stretti. Ho un ricordo proprio di lui, sembrava questo bicchiere stretto, anche in camerino prima di entrare a Pomofiore. Le camicie di seta di Gucci che lo facevano sentire bello. Vedete qua, un esempio. Le belle donne con le quali aveva un successo, grazie alla simpatia, alla Harry Moscia, e aveva anche una grande galanteria. Il suo barboncino Tom, che il sindaco ricordava, passeggiava col papà per Busto, al quale aveva dedicato una bellissima canzone di amore e di solitudine, perché tutti gli artisti sono persone sensibili e vivono anche molta solitudine. Lucio, cosa posso dire? Una grande persona, un amico. Tante volte aveva bisogno un po' di aiuto anche da mio padre e soprattutto da Beppe Vecchia, che erano i due amici proprio loro. E anche lui ogni tanto faceva un po' fatica. E...